Le comunità sono ancora lo strumento più efficace per accogliere i minori in difficoltà e offrire loro una prospettiva e un futuro nella società. Gli italiani, che magari vengono da famiglie fragili e inesistenti, o i profughi che vengono da molto lontano. Se ne è discusso nel corso del convegno Passione Comunità, organizzato a conclusione del Master dell'Università di Ferrara su tutela, diritti e protezione dei minori, diretto dalla professoressa Paola Bastianoni. È necessario un sistema di cura, di tutela e anche di riparazione dei danni che questi ragazzi, questi bambini e questi adolescenti subiscono, perché spesso ai danni iniziali delle loro condizioni si associano anche i danni successivi. Tanti ragazzi che vengono approdano nel nostro territorio subiscono violenze nel percorso, nel viaggio, e quindi ad una situazione già di grave fatica, impegno, sofferenza e traumatizzante si aggiungono traumi che vengono riverberati nei loro confronti senza nessun rispetto e senza nessuna dignità. Il modello della comunità tiene, va ripensato continuamente rispetto alle problematiche che i soggetti portano, i bambini portano, lo devi ripensare, ma il modello della comunità tiene. Non corriamo il rischio che si sente a volte espresso da giovani assistenti sociali, per esempio, che magari non hanno passato tutta la storia della nascita delle comunità, di dire: ma perché non facciamo dei grandi centri di accoglienza in cui li mettiamo? I grandi centri di accoglienza sono luoghi di sofferenza e di aumento della problematicità. Su questo il modello della comunità tiene. Fabio Gerosa dirige la consulta diocesana per i minori di Genova, che accoglie nelle proprie comunità 500 giovanissimi, una parte dei quali stranieri, migranti, profughi giunti in Italia senza genitori né parenti. Il mediatore linguistico è senz'altro la base fondamentale. L'accoglienza e la risposta ai bisogni primari va da sé, evidentemente, quindi malnutrizione, carenza, accoglienza, tutela, un cibo, un pasto caldo, un letto caldo, questi vanno da sé, però immediatamente dopo ci vuole la mediazione linguistica. Insegnare e utilizzare il canale linguistico e naturalmente all'interno della relazione per far sì che il ragazzo che viene da culture diverse capisca dove si trova, dove è stato catapultato e inizi ad avere strumenti per l'integrazione.